Salve a tutti amici di Marcos Box e benvenuti in questa 35esima puntata del podcast di Marcos Box. Vi chiedo scusa per la qualità di questa puntata, per la qualità dell'audio, ma ho dovuto portare nuovamente il mio Xiaomi Mi A2 Lite in assistenza e quindi sto registrando questa puntata dal vecchio e caro Nexus 4 che non si decide per fortuna a morire, quindi va ancora avanti. Però so che quando registro dal Nexus la qualità dell'audio non è propriamente eccelsa, quindi chiedo scusa ancora. Mi devo attrezzare fino alla fine a comprare un microfono professionale e fare registrazioni come si deve. Iniziamo la settimana parlando del podcast. Questa settimana ho pubblicato una nuova skill per Amazon Alexa del podcast di Marcos Box. A differenza della precedente skill che faceva uso del suo quotidiano, del template del sommario quotidiano e quindi andava aggiunta al sommario quotidiano, questa skill è standalone, quindi è evocabile dicendo avvia Marcos Box. C'è poi una piccola chicca, se date il comando di annulla, sentitelo se avete un dispositivo Alexa. Non so se continuerò a mantenere entrambe le versioni a lungo, probabilmente eliminerò nel prossimo futuro la versione del sommario quotidiano e lascerò soltanto questa, anche per non arrecare problemi di confusione da parte degli utenti che la vanno ad aggiungere. Passiamo alle prime notizie della settimana, passiamo a KDE. Questa settimana c'è stato il rilascio della versione beta di KDE Plasma 5.17. La novità principale è che adesso Plasma parte più rapidamente, sono state fatte delle modifiche nelle impostazioni di sistema con aggiunte nuove funzionalità per la gestione delle porte Thunderbird, la modalità non disturbare adesso viene attivata automaticamente durante il mirroring dello schermo, ad esempio, che ne so, durante una presentazione, modificato il sistema di heating predefinito per il rendering dei caratteri, il tema Breeze GTK adesso offre un aspetto migliore rispetto alla combinazione dei colori scelta anche per l'applicazione GTK Gnome, modificate anche i bordi delle finestre che adesso sono disattivati per l'impostazione predefinita e poi consuete modifiche e miglioramenti a KWin che per migliorare il supporto all'HDPI e il supporto generale a Wayland. Se volete provare la versione 4.17 beta di KDE Plasma potete farlo sulle varie distro che supportano queste versioni testing, oppure se siete su Kubuntu la 19.04 e l'imminente 19.10 potete farlo tramite il PPA Kubuntu Beta Backports. Aggiungete su Marcos Box, trovate le istruzioni su come aggiungerlo e eventualmente anche su come rimuoverlo e ripristinare la situazione iniziale. E quindi datevi una regolata voi se volete provarlo. Passiamo adesso a notizie dal mondo Microsoft. Questa settimana Microsoft ha rilasciato un font open source. Bene, sì, questo nuovo font si chiama Cascadia Code, è un font monospaziale appositamente progettato per offrire una migliore esperienza con la riga di comando e gli editor di codice. È stato sviluppato congiuntamente con la nuova applicazione Windows Terminal e quindi è il font predefinito di Windows Terminal. Potete comunque utilizzarlo anche voi scaricandolo da GitHub, perché è appunto offre una licenza SIG Open Font. E vi consiglio anche di provarlo su, che ne so, editor come Visual Studio Code, perché renderizza molto bene, quindi è di facile lettura. Passiamo adesso a parlare di Snap. Ormai ogni settimana c'è una notizia che riguarda gli Snap. Questa settimana Canonical ha pubblicato una classifica delle 5 applicazioni Snap più usate per distribuzione. Quindi si è messa a analizzare i dati di utilizzo delle principali distribuzioni e ha siglato una classifica delle applicazioni Snap più utilizzate per Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Arch Linux e Manjaro. Quel che emerge è che gli utenti Linux amano la musica principalmente, perché tra le applicazioni in primo posto su tutte quante le distribuzioni analizzate, eccezione fatta per CentOS, c'è Spotify. Tutti quanti utilizzano Spotify, lo scaricano da anzi no, Ubuntu lo mette in seconda posizione, stranamente, perché VLC è primo. Comunque sempre nelle prime posizioni troviamo Spotify, che è amato da tutti quanti gli utenti. Troviamo poi anche Code, che è il editor Visual Studio Code, quello sviluppato da Microsoft, quindi fa piacere vedere che certi software sono utilizzati sotto questo formato, che consente una rapida distribuzione di queste applicazioni, quindi consente di
distribuire codice e distribuire applicazioni in maniera più semplice sulle varie distribuzioni, che poi è il motivo per cui è nato il formato Snap, come è nato il formato Flatpak, per essere distro agnostico. Per quanto alcuni critichino questa scelta, questi tipi di formati, a me piace l'idea di poter avere sviluppatori pronti a rilasciare software per Linux, perché lo sviluppano una volta sola, non hanno i soliti problemi che devono adattare, rilasciare il codice, cioè rilasciare i pacchetti per le varie distribuzioni con tutti i problemi che ci sono tra LTS, non LTS, versioni vecchie, versioni nuove. E con il formato Snap e con il formato Flatpak viene rilasciato e lo sviluppatore si premura di mettere tutte quante le dipendenze all'interno del pacchetto e sono facili da portare su qualsiasi distribuzione che supporta appunto sia lo Snap che il Flatpak. Restando sempre in ambito Flatpak, arriva una notizia da parte di Manjaro. Pamac, che è il gestore dei pacchetti di Manjaro, avrà presto il supporto nel formato Snap. La notizia è passata un po' in sordina perché è stata pubblicata tramite un tweet sul profilo Twitter di Manjaro, dove è stato annunciato l'arrivo della beta 2 di Pamac 9.0, che appunto offre il supporto tramite plugin per la gestione degli Snap. Questa è una notizia molto interessante perché così si ha un solo programma per gestire tutto e non bisogna utilizzare Bower, altro programma lì che ho visto che a molti utenti crea problemi anche per l'installazione, per la ricerca dei pacchetti e quant'altro. Fa piacere che comunque il team di Manjaro stia continuando a star lì sul pezzo, stia continuando lì a supportare gli Snap anche sulla sua distribuzione. Parlando sempre di distribuzioni, parliamo di una notizia molto importante che questa settimana è stata pubblicata, che ha sconvolto molti. C'è stato il rilascio di CentOS Stream. Che cos'è CentOS Stream? È una nuova edizione di CentOS che di fatto è una Rolling. È un nuovo modello di distribuzione che si colloca tra Fedora Project e RHEL, e fornisce una anteprima continua dei futuri kernel e funzionamenti di RHEL. Consente quindi agli sviluppatori di rimanere uno o due passi in avanti rispetto a quello che sta accadendo su RHEL, cosa che in precedente non era possibile con CentOS tradizionale. Verranno garantiti diversi aggiornamenti al giorno, quindi si parla di più aggiornamenti durante la giornata, e quindi sarà possibile per gli sviluppatori testare in maniera rapida le nuove funzionalità che verranno introdotte. All'interno del post di Marcosbox trovate le note di rilascio di CentOS Stream e trovate anche il comunicato ufficiale dal blog di Red Hat Linux, quindi andatevi a leggere tutte le informazioni. Passiamo adesso a una notizia che non ha nulla a che fare con Linux, ma l'ho pubblicata perché è molto interessante. Che è successo? È successo che uBlock Origin per Safari ha smesso di funzionare con Safari 11. Questo perché? Perché è successo che praticamente Apple ha deciso di rimuovere il supporto legacy per le estensioni e di garantire da Safari 13 con macOS Catalina il funzionamento delle estensioni solo quelle che vengono scaricate dall'Apple Store e quindi il supporto delle estensioni legacy viene completamente deprecato. uBlock Origin non veniva comunque sviluppato da un po' perché era frizzato questo porting di uBlock per Safari e quindi non è più possibile installare uBlock Origin su Safari da partire da Safari 13. All'interno del post vi ho pubblicato una serie di alternative gratuite a uBlock Origin per Safari 13. Andate a leggere se utilizzate Safari, ditemi la vostra, che cosa ne pensate, se sono native valide o se voi conoscete qualche altra estensione che mi è sfuggita, che è sfuggita anche all'autore di quello che ha compilato il post originale, e quindi fatemi sapere. Commentate, commentate, commentate. Chiamata alle armi questa settimana. Il Linux Day si sta avvicinando, manca un mese. Il Manfredonia Lug è alla ricerca di regolatori per il prossimo Linux Day 2019. Quest'anno il Manfredonia Lug organizzerà il suo Linux Day presso l'ISIS Luigi di Maggio a San Giovanni Rotondo e quindi c'è bisogno di forza lavoro, c'è bisogno di gente pronta a fare talk. Se siete della zona o zone e regioni limitrofe e volete partecipare, sul post che ho pubblicato su Marcosbox trovate
le informazioni su come contattare il gruppo su Telegram del Manfredonia GUG, oppure scrivere tramite l'email ufficiale per appunto proporre la vostra candidatura, proporre il vostro talk. Per un GUG che sta cercando volontari per fare i propri interventi, un altro GUG invece ha già pubblicato tutto quanto il programma della sua edizione del Linux 2019. Sto parlando del GUG Vicenza, che organizzerà il prossimo 26 ottobre Linux Day presso il centro giovanile di Torri di Quartesolo in via Roma. Il tema di quest'anno è l'intelligenza artificiale all'interno di Marcosbox. Trovate la locandina e trovate tutti quanti i talk che sono in programma. Se siete della zona, fateci un salto, che è sempre, questi eventi sono sempre molto interessanti. Io spero, non dico nulla, perché purtroppo gli impegni capitano sempre all'improvviso. Spero di poter partecipare come ospite, non come ospite, quindi non come parlante ai talk, ma soltanto come uomo della platea al Linux Day, quello organizzato da Manfredonia GUG. Spero quest'anno veramente di poterci partecipare. Sono tanti anni che rimando perché per un impegno o per l'altro, quest'anno vedrò di farcela, magari se siete della zona, mi farà piacere incontrarvi e fare due chiacchiere con voi a tutti quanti i lettori di Marcosbox della provincia di Foggia. Parlando di provincia, parliamo di una brutta notizia che arriva dalla provincia autonoma di Bolzano. La provincia autonoma di Bolzano aveva avviato nel 2005 un progetto chiamato FUS, che era una soluzione GNU/Linux completa, quindi server, client e desktop standalone, basata su Debian per la gestione della rete didattica. Si utilizzava anche LibreOffice come suite d'ufficio, naturalmente. Il progetto fu avviato nel 2005, come dicevo, dalla provincia autonoma di Bolzano ed era rivolto a tutte le scuole di lingua italiana della provincia. E aveva coinvolto 80 scuole, 4.500 postazioni di lavoro e 65 server. Ed era stato molto apprezzato anche dalle istituzioni scolastiche locali. Adesso arriva una notizia che mette tutto in discussione perché, a quanto pare, l'assessorato provinciale della scuola, durante l'ultima conferenza di servizio con i presidi, ha annunciato l'intenzione di migrare a soluzioni proprietarie Microsoft, sia come sistema operativo che come suite d'ufficio, quindi con Microsoft Office. Il progetto FUS non verrà più finanziato, contrariamente anche a quanto previsto dal piano triennale NATO, quindi che doveva garantire il funzionamento fino alla fine, insomma, del piano triennale, dell'ultimo piano triennale. È stata fatta anche una raccolta firme che trovate su Marcosbox, trovate il link per partecipare alla raccolta firme. Speriamo che questa petizione possa servire a far cambiare idea all'assessorato locale e speriamo che non venga abbandonato questo progetto, che era molto, molto bello, molto interessante. Restando sempre parlando di assessorati e quant'altro, c'è anche un'altra notizia brutta che vi devo dare questa settimana, sempre riguardo il mondo dell'open source. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha varato un rimpasto della giunta capitolina che non piacerà a molti di voi, perché Flavia Marzano, che era l'assessore a Roma Semplice, che è una storica sostenitrice dell'open source e degli open data, che è stata anche, avete letto parecchi articoli su Marcosbox su Flavia Marzano, perché nel corso di questi anni nel suo assessorato a Roma Semplice aveva anche promosso l'utilizzo di LibreOffice e quant'altro all'interno dell'amministrazione capitolina. Bene, è stata defenestrata perché a seguito di questo rimpasto della giunta capitolina, gli assessori tecnici sono stati fatti fuori, quindi non soltanto la Marzano, ma anche altri assessori tecnici, altri tre assessori tecnici, e la delega adesso dell'assessorato a Roma Semplice verrà assorbita dalla sindaca. Mi dispiace molto per questa notizia, in virtù appunto dell'ottimo lavoro fatto fino adesso da Flavia Marzano. Speriamo che possa andare altrove e replicare le sue idee, il suo saper fare in altre amministrazioni o in altri enti o quant'altro. Speriamo che anche che la Virginia Raggi non faccia casini a riguardo e che non si metta a fare accordi con Microsoft e quant'altro. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci
Riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata di Marco Sbox, che vi ricordo potete ascoltare praticamente ovunque, perché su Amazon, Spotify, che ti dico, di Google Podcast, Apple Podcast, insomma, avete l'imbarazzo della scelta per dove poter ascoltare il podcast di Marco Sbox. Ciao ciao!